Concetto. Un concetto profondo. No. Dell'assenza di gravità. Di cosa? Cosa di cosa? La gravità di cosa? La gravità delle cose. Certo, perché nello spazio l'aria è diversa, se manca la gravità è più leggera. Voi siete bravi. Aspetta, aspetta. No, è proprio puzza di corpi che aspettano. Corpi che aspettano. Vorrà dire. Ti ho vista uscire al mattino, prendevi brioche e cappuccino, portavi il cane a spasso, la città era il suo cesso, raccoglievi la merda come fiori. Se vuole andare, che vada pure. Cosa spera di trovare là fuori? E niente, non c'è niente là fuori, nulla. Non sa neanche se si cade, se c'è il vuoto, non so. Lo so. Scusate, ma perché qui cosa c'è? E nulla, anche e qua. E allora che differenza fa se siamo qui, se siamo fuori? Nessuno. È uguale, c'è nulla. Tanto vale che rimaniamo qui. Oh, Sparire tutto il corpo, no? Perché? Perché?
perché lui si guarda piccolino allo specchio e non è niente. Nulla si crea, nulla si distrugge. No, è proprio niente. Mi fai pena, veramente mi fai pena. No. Sei felice, non è vero che sei felice. Ma non è vero che sei felice. Ma state litigando. Ma guarda che è bello. È bello perché aumenta la tensione scenica. Il teatro funziona proprio così. Cioè, il conflitto dà tensione scenica. Bello. Cioè tu sei la tesi, tu sei l'antitesi, io sono la sintesi e visto che sono la sintesi, levatevi, devo dire una cosa. Allora mi è venuta un'idea bellissima, si chiama reading, perché prima pensavo che suonavo la batteria per tutto ciò, ho pensato che questo direttore, anche attore che ha fatto un sacco di soldi, fa il reading, è geniale, hai capito? Perché l'unico, diciamo, l'unico compito che ha l'attore è fare la memoria del testo che deve mettere in scena, no? E allora, che si è inventato lui? Il reading. Cioè, è bellissimo, lui si mette così, con un leggino, e invece di impararsi a memoria il testo, è geniale, lo legge, quindi lui va, che ne so, a un evento dove prende un sacco di soldi e neanche si impara quello che deve dire. È bellissimo. Si fa tutto carino, così, poi si mette gli occhiali perché a un certo punto uno ha una certa età e legge, è geniale. Questo monologo fa così, no? Sembra una cosa molto importante. Mi è venuto in mente una cosa, è la stessa cosa a Roma, adesso fanno i tramezzini, no? Che sono quei triangolini di pane con dentro le cose, fanno tu vai al bar, ci sono dei tramezzini bellissimi, pieni di mozzarella e di pomodoro, per esempio. Così, tu dici, mi dà un tramezzino, ma è molto bello. Poi tu lo prendi e dietro non c'è niente. È tutto davanti. E questo signore è un po' come i tramezzini di Roma. Monologo del sudare. Generalmente si mette così. E fa tutto questo sudare. Notate che anche con la pressione fa sudare. Tutta questa estate, tutto questo estato, in questo stato, non finisce più. Questo stare immobile mi appiccica e non mi fa dormire bene, bisogna spostarsi all'esterno, bisogna andare a oltre, non si sfugge. Io sto, signora, voi estate, in estate, lei, signora, è stata. Dice, ma non esagerare, si può fare, tutto è possibile. Signora, guardi, io sono incline veramente a degli sbalzi di umore incredibili, divento cattivissimo, sono negativo, qua c'è un capo che non fa respirare. E mi passi verso marzo-aprile, no? E che c'hanno i capelli di paglia. Cioè io mi chiedo, no? Nel 2022 ci si può coprire ancora la testa con la paglia? È incredibile! Io farei una barca soltanto di persone triste che arrivano e si perdono nel mare senza timone perché finiscono la benzina e perché fanno tutti schifo. Con questa idea di finto divertimento. Con le hit alla radio. Cioè questi decidono le campagne elettorali ad agosto quando fa caldissimo, capito Rita? È incredibile! Decidono le campagne, le alleanze ad agosto quando nessuno può parlare perché si muore di caldo. Fanno le campagne elettorali quando praticamente si fanno le pettinelle con le indiane, quando non si può uscire di casa. Questa cosa non ha senso, non ha senso. L'unica cosa che ha senso con questo caldo è gin tonic. Con volontà, con chiaro, in una bella.
qualcosa che sfugge e torna, che si apposta negli angoli come un felino. Restano tracce, orme, segni, graffiti, spartiti, pagine. Un sogno condiviso, lo schifo percepito, l'indignazione inghiottita nel sonno, le briciole dopo colazione, il disordine che lasci quando scappi per andare via, la forma che fai sul divano, quello che hai scelto, il tuo desiderio, resta come intrappolato in una foto che ti hanno scattato di nascosto. Il resto è umido organico, diventa un pastrocchio utile agli insetti, alla terra. Chissà, forse ci reincarneremo in, magari un altro oggetto sociale, perché non avrebbe senso ripetere la stessa vita, ci pensate? Ciò se fa, faremo una noia tutta nostra! Tutta nostra! Un'ironia speciale! E abiteremo un grande lettone nell'attesa di niente! Sì! In questo avvilimento, in questa angoscia, nel lettone della nostra attesa io mi prendo pure un gattone. Ma non c'è il gattone, no? Sì, sì, come no? E ci pare che nel letto dell'attesa, in questa angoscia, non c'è neanche un gattone. E lo troviamo il gattone!